Una gara infinita nella terra dell'infinito dedicata a Giacomo Leopardi. 8 reti, continui cambi di fronte, una girandola di emozioni ed un pari che non accontenta nessuno. In primis il notaresco che abbandona ogni sogno di gloria e il Campobasso a festeggiare il salto tra i professionisti grazie al successo ottenuto in rimonta a Rieti. Ma la squadra del presidente Di Giovanni ci ha provato fino all'ultimo. È andata per ben 2 volte sotto di 2 reti, ma ha avuto la forza sempre di reagire al cospetto di una squadra ottima e con giocatori di spessore. A 8 lo squalificato Scognamiglio dai marchigiani, maglia numero 9 per l'ex di turno Liguori. Mister Epifani deve rinunciare agli infortunati Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dagli squalificati Lattarulo e Mancini. Dopo la settimana di stop rientra tra i titolari Frulla. Nella prima mezz'ora si registra un notaresco in difficoltà, non a caso al decimo c'è già il vantaggio dei lopardiani con Grieco, abile ad anticipare tutti sul primo palo dopo un cross pennellato di Liguori. Piove sul bagnato in casa notareschina che al 17° perde nuovamente per infortunio Banegas, il capocannoniere del girone con 16 centri. Infortunio muscolare per lui, in campo entra Marchionni. Al 31° la prima vera risposta dei rossoblù con un colpo di testa di Palumbo che termina alto di poco su imbeccata di Frulla. Liguori sulla corsia di destra vince il duello con Simoncini ed al 33° è proprio lui, l'ex, a raddoppiare con un tiro a giro sul secondo palo pregevole. Esultanza polemica ed ingiustificata per l'Albense che si becca con Marchionne e con la parte di pubblico ospite. L'ultima parte di prima frazione è tutta di marca abruzzese. Nello spazio di un minuto ci provano prima Di Stefano e poi Marchionni, ma l'esito è sempre lo stesso, palla sul fondo con l'occasione per il numero 7 che fa gridare al gol i presenti. Nel corso del primo dei 3 minuti di recupero concessi però il notaresco accorcia le distanze. Tutto nasce da un'azione insistita e caparbia di Aquadro che si conquista una punizione. Dos Santos la batte velocemente beffando la difesa giallorossa. Palumbo in area fa il resto e mette dentro la sua seconda marcatura stagionale. Si va a riposo e dagli spogliatoi rientra un notaresco deciso e con un buona voglia in più al posto di Blando. Proprio il numero 29 ha un approccio ottimo al match visto che al secondo sfrutta a dovere un assist di Palumbo. Ci prova 2 volte, miracolo di Amadio che nulla può sul tapin di testa dell'ex primavera del Genoa. Rimonta e parità per la compagine del presidente Di Giovanni, ma l'esultanza dura pochissimo. Al quinto infatti imbeccata di Grieco per sbaffo, stacco imperioso, Sciba battuto e nuovo vantaggio della Recanatese. Che al nono cala il poker, tutto nasce da un calcio d'angolo a favore del notaresco, Togolà si invola verso la porta, salta Buonavoglia e infila in uscita Sciba. Sembra finita, ma il notaresco ha la forza di buttarsi a capofitto in avanti. Al 26° accorcia le distanze grazie ad una magia su punizione del solito Frulla. Gol da vedere e rivedere. Al 40° altra prodezza balistica. Questa volta è Aquadro a pescare l'incrocio dei pali dal limite dell'area. E la rete del 4-4, anche se le emozioni non sono finite. Al 90° infatti iniziativa di Titone con Sciba attento a neutralizzare. Sul ripiegamento di fronte, Dos Santos, servito in profondità, prova a saltare Amadio, ma si allunga il pallone che esce sul fondo. Il match si chiude al 48° quando viene espulso per doppia ammonizione Marchionni, il secondo giallo per simulazione. E poi il fischio finale a decretare un pari incredibile tra due squadre che non hanno mollato fino all'ultimo. Ah, questo è il film dell'annata. Oggi la squadra è andata 2 volte sotto. E giocare queste partite a giugno sono partite difficili da giocare con il caldo e recuperare non è mai semplice. Abbiamo fatto dei grossi errori oggi nei gol loro, però nonostante tutto io ho ringraziato i ragazzi, sono stati straordinari, hanno fatto un'annata straordinaria, sono orgoglioso di averli allenati e sono orgoglioso di quello che hanno fatto, perché tutte le vicissitudini di quest'anno sono state molto dure da superare. E complimenti al Campobasso che ha vinto, perché poi bisogna fare i complimenti, perché è stata una dura lotta fra noi e loro ed è stato anche bello. Purtroppo nel momento decisivo del campionato il Covid è venuto addosso a noi prima della partita della partita con loro, questo è l'unico rammarico, ma oggi vedere i ragazzi fino alla fine cercare di portare a casa il risultato contro, non ci dimentichiamo che oggi noi abbiamo giocato contro una squadra forte. È una squadra che sicuramente doveva fare un grandissimo campionato, sappiamo la forza di questa società, sappiamo la forza di questa squadra, dei giocatori che stanno dall'altra parte, e quindi fare una partita del genere, recuperare 2 gol a una squadra così dà ancora più valore a giugno. Quindi di questo, ripeto, sono ancora più orgoglioso. Poi abbiamo fatto degli errori evitabilissimi, specialmente nei primi 2 gol.
e poi la partita è tutta in salita, ma vederli fino alla fine, a provare a portare a casa un risultato che magari non serviva a niente, però i ragazzi ci hanno creduto, come tutto il campionato. Non è finita la stagione perché abbiamo ancora due partite da giocare, avremo da fare i playoff e quindi sarà un altro impegno in questa annata interminabile, ripeto, però la cosa che ci tengo a sottolineare è che ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro, di quello che hanno fatto veramente grandissime cose e adesso ci proiettiamo a queste ultime due partite e penseremo ai playoff, quindi gli ho detto di stare con la testa alta perché hanno fatto grandissime cose. Ma sicuramente valuteremo tutto, vediamo anche come vengono fuori da questa partita, che oggi era da molto molto caldo, hanno corso, è logico, ma io ho sempre avuto una rosa di 25, di 23 e hanno sempre giocato tutti, perciò nella mia rosa nessuno potrà dire che non ha avuto l'occasione perché hanno giocato tutti, se vedete non ce n'è uno che non ha fatto una presenza, perciò chi andremo mercoledì, poi venerdì e domenica, chi sta meglio va in campo, senza, basta per me i principi come giocano questi ragazzi, sono soddisfatto, gioca un gran calcio, abbiamo fatto tanti di quei gol, occasioni da gol, purtroppo ne abbiamo presi un po' di più di quello che pensavo, però sono soddisfatto.